abbiamo concluso l'operazione Corallo, che è un'operazione iniziata l'anno scorso e ha visto il monitoraggio di tutti i fondali, non tutti, quasi tutti i fondali della costa amalfitana, iniziando a Vietri e finendo fino a Praiano. Abbiamo fatto filmati, fotografie, relazioni e quant'altro per dire alla popolazione, agli agenti turistici e anche ovviamente agli enti locali, quindi i comuni, la qualità del loro habitat dei fondali, che secondo noi è fondamentale pure per il nostro turismo. L'abbiamo fatto perché riteniamo, avendo noi la disponibilità di un gruppo di sommozzatori, abbiamo praticamente voluto dare alla cittadinanza un'ulteriore prova della nostra disponibilità a fare qualcosa per chi magari non lo può fare per vari motivi, perché fare un'azione del genere ogni comune avrebbe avuto dei problemi grandi dal profilo economico ma anche dal profilo operativo. Noi come volontari, nei momenti di libertà, nei momenti abbiamo potuto, con piccole risorse sempre da noi, come dire, messe a disposizione, abbiamo potuto fare questa bella operazione. Oggi presenteremo un filmato, una relazione con foto, dove diremo anche ai rappresentanti dei comuni della costiera amalfitana, che stanno qua, alcuni di essi stanno qua, altri devono arrivare, e quindi diremo a loro ufficialmente quella che è la loro condizione dei fondali. Hanno già avuto in premessa però già tutti quanti le informazioni, ma sono informazioni così come prese, così rese, senza alcuna variazione, perché noi abbiamo detto solo la verità e parliamo soltanto di inquinamento di materiali solidi, non materiali liquidi, quindi fecali, quelle non le possiamo fare perché non abbiamo né la capacità, né l'autorizzazione, né la voglia di fare cose che spettano invece ad altri. Abbiamo dei rappresentanti anche dell'ARPA stamattina che con noi hanno operato anche in altre